Sono le 10, sto più tempo adesso. Stiamo facendo stiamo facendo scout location. A Giopoli. Stiamo facendo scout location per Giopoli. Scout location per Giopoli. E siamo praticamente. Sì, va bene, trippare. Scout location per il film. E siamo a Giopoli. Guardate che bel posto. Oh, salve! I'm so happy to be here with you guys. I love you so much. I say the truth. I'm true. I love you guys. My brothers. Allora, questa cosa la volevo raccontare. La volevo dire, c'era un po' che la volevo dire, però ovviamente non ho avuto ancora modo, perché quando facevamo i tiri di bordo non lo dimenticavo, ma penso che ora mi è venuto in mente, in mezzo a questa natura la posso dire con la pacatezza, in modo tale da poter spiegare la cosa in maniera esterna, senza guardarla dall'interno e quindi con tutta la rabbia della cosa che poi è inutile, non serve a niente. Quindi io vi spiego proprio nella natura e nella pace, in maniera distaccata, la vicenda della protagonista. Praticamente la protagonista doveva essere appunto una ragazza siciliana. Rifallo di nuovo. So beautiful. God. Oh my God. The boat. Siete con nero davanti. Questa protagonista doveva essere siciliana e il protagonista del nord. Praticamente facendo i casting si sono presentate poche ragazze. Più della metà di queste ragazze non faceva scene di nudo. E va bene, ma comunque non andavano neanche bene. Una che andava mezza bene, però era sempre un ripizzare, un accontentarsi. E noi non ci vogliamo accontentare per questo film, perché deve venire bene. Quindi cosa abbiamo deciso? Di lanciare un casting più a livello mondiale. Italiano, mondiale, tipo interplanetario, magari ci arriva qualche aliena. Ci arriva una mail di una ragazza. Allucinante, compare, questo è allucinante veramente. Questo è too much. Ecco, altro che... Questo non mi aspettavo. Sincero, questo... Allora c'è Cirucco. Questo non mi aspettavo. E da qua come si scende? La barca. Tanto magari sì, la spedita nascosta, non aspettavo. No, vabbè, ma si potrà... La crociazza là... Non tienimi qua. No, no, compare. E tienimi la mano. Fermo, sto facendo. Poi se muori, colpa mia pure. Mettila! Secondo me da qua si può scendere. Ah, sì, sì, ci sono tipo delle sorta di scalini fatti tipo... Vero. Scendiamo? No, padre, abbiamo no, una chiusura, non rischiamo. Dei rischi, coglioni, qua ovviamente non c'è da rischiare. Abbiamo la macchina sopra, ci vediamo di casa. Comunque, vi stavo dicendo, arriva sta mail di sta ragazza di Aversa. Andiamo, oh, va bene, va. Fede, no, non scendere, mo. Si può scendere, perfetto. Fede, compare, ti vedo in bilico. Ma che in bilico, dico... Poi smetti di mandare energia negativa, però dico tu non scendi. Ma compare, sono scalini, va! Dei colori che si intonano bene col mare. Sono scalini, si può scendere, volete scendere? No, poi ho con gli scalini! Si sura. Minchia, quattro scalini sono! Esagio, pare, ce l'abbiamo il tempo di scendere. Così esagio. Un giorno ci mangiamo i panini qua, stacchiamo a mezzogiorno e poi da. Ma mare, ne passiamo al Cirucco, si fa tutto il giro al Cirucco secondo me. E se arriva qua. Forse al Cirucco si arriva. Comunque vi stavo dicendo di sta ragazza che si chiama Rossella di Aversa che ci manda la mail. Decidiamo di fargli il provino disperati, pur sapendo che ci serviva una ragazza siciliana. Ah, tra l'altro il protagonista l'abbiamo trovato ed è di Messina e deve essere del nord, quindi il protagonista del nord è di Messina. La ragazza ci manda la mail, gli facciamo il casting online, quindi ma su Skype. Sempre. Taglia dei pezzi, un po' interessante. Ma bocca puttana. La ragazza ci manda la mail e facciamo il casting su Skype. Invece il casting su Skype, qua non si può passare, ripassiamo da dove prima. E vediamo che comunque è molto bravina. Siccome i tempi erano stretti e o partivamo subito o non partivamo, abbiamo deciso di dire sì. E quindi alla faccia di tutte le ragazze che abbiamo contattato, per questo film e perché comunque tre ragazze che avevamo contattato sicure potevano andare bene, ci hanno detto sì, e poi oppure non hanno risposto più, quindi cazzi vostri, noi abbiamo trovato la ragazza, anche se diversa la facciamo diventare napoletana, siciliana.
Niente, ma napoletani. E niente. L'ho raccontata male perché mi hanno interrotto troppe volte. Ve la riracconterò di nuovo in un altro momento. Ciao. Nel caso in cui non avete capito questa storia. Ma poi vedo troppo. Ti vuoi fare lunghi? Ma troppo lunghi. Fai cose lunghissime. Ma poi ci sono un sacco di tagli. Sì, tagli, tagli. Ah, Cecilia. Che figlioli, qua fa caldo e là no. Che poteva sembrare la piazza, il bar, tutte cose. Che sono le prime scene che dobbiamo... Chiudi la porta, Albi. Sono le prime scene che dobbiamo girare queste, perché poi ci sono i bambini. Il salone da barbiere, volendo. Qua. Qua dove? Qua. Volendo, sì. Però ricordiamoci, segna queste cose qua. Gli fai due cose. Aspetta, la casa della signora... Questo. Vuoi farini? Vieni qua, appena finisci. Vabbè, qua ci sono troppe cose moderne. Questa però è più schiena. Figlioli, non dimentichiamoci la camera d'albergo. E qui invece? Ecco, la camera d'albergo può essere per dire pure quella invece di Nicola. Allora facciamo un cicchio diario di bordo. Quindi se non mettere video dove sono io, alle ore... Ormai li ho messi. Allora lei è quella del mio ragazzo, guardate. Alle ore 23. Abbiamo fatto il piano di ripresa. Ma lei è bellissima! E termineranno. Abbiamo fatto il piano di ripresa. Riprese? Ma che ripresa? Adesso è la ripresa. Con un coso di lunghissimo. Abbiamo fatto il piano di ripresa. Qui c'è il piano. Questo per... qua è l'orario massimo di. Questo lavoro, è il piano per location. Gli interni si finisce prima, si stacca dopo, tipo tutte minchiate. Tutte location e scene e giorni. Allora io metterei per gli attori. Dove sono comunque? Tipo per gli attori, due punti. Le vedi che è il lavoro importante? No, è giusto così. Perché loro si devono presentare alle ore 7 e se ne vanno alle ore. Niente, siamo usciti esauriti. Oggi mi sono diventato la GoPro, però non potevo resistere alle inefrenabili voglia di fare un diario di bordo perché è importantissimo. Perché comunque è stata una bella giornata di lavoro intensa e siamo stati molto concentrati, devo dire. Siamo stati molto concentrati, devo dire, sulla cosa. Alle 15.30 poi fanno tipo c'è un'ora e poi la. Minchia, quindi loro lavorano dalle ore 7 all'ora sesta alla ora 9 si fece buio in tutta la regione. Aspetta, cos'altro manca da mettere? Questo. No, la lettura. La leggenda. Allora, questo lo mettiamo dopo. Adesso, festa. I numeri. Chiamami a comprare. Ma no, vieni qua. Sì, scusate. Mia moglie. No, da bene. Ah, si rompe. No, che la dia. Individuate le vostre scene nel copione. Però. Poi... In quel di quartieri si realizzano di queste cose. Come dopo domani mattina. Me lo va via come al solito. Oh, sa! Che boh. Dobbiamo andare al ristorante. Ci vediamo dopo domani mattina. Dopo domani mattina. Chiama gli all'asilo stasera. Rock Nation. Passa lo giorno, arriva la notte, volessi sapere se chi sta a me sorti. Ti va di lontano, si come lo sole, che porti lo giorno in cielo me cori. Hai l'amore, 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 hai l'amore che freddo che fa, scinci da mia. Non me la sa. Va bene, dai. Forte. Ok, cioè, c'era un pezzo che l'ho sistemato ora che non avevo la metrica. Però tu sì, questa per quando metti poi le cose, i violini. Sì, già ho iniziato a fare qualcosa, ti faccio sentire. Perché mi ci fa bello le donne? La stanza delle ragazze. Via, la stanza delle ragazze. Sì, era quella per la musica. Non l'ho cancellata, me l'hanno tolto. Ma scusa, il posto lo toglie se ne sei. Ti dubbi di merda? Assolutamente sì. Vabbè, comunque non così, però ho capito. Una cosa easy. Sì.
Sì, siamo andato a Brasile, a sta maniera. Vabbè, e ti piace di anni, sì. E vedremo, continuiamo, ci vedremo come lavori. Fagli un'altra cosina simpatica. Un'altra cosa affascinante. No, però è brutta la telecamera. Mi brutta la telecamera, bella, bella, piccolina. Ma fare, questo sarà sempre la vostra vita. Fate questo mestiere. Oh, su Facebook avere cuttigli. Ah, so, io su Facebook, sai, sono soltanto fotografi e modelli e basta. E basta. Tutte le minchiate a me fatto un cazzo a me. E tu le minchiate, guardi. Cosa ti interessa non te le guardi? Ah, ci devo fare un lavoro proprio di. Pettina a coda, ricordo. Di civilizzazione. Pettina a coda, pettina a coda. È meglio pure. Un pochettino meglio. Ho fatto prima una treccia, quindi ho tutti raccolti. Ora gli faccio qualche cosa, mi sembri raccolto. E dai! Guarda, i tre modi vestiti belli. I tre modi. È vero, stavo sbagliando. Non c'ho ora. Cioè. I tre modi tantissimo. Dai, canta, canta. Adesso una volta dopo festeggiare il compleanno. Ma a parte che mese? Non te lo dico, che è una vergogna, sono mio che amico. Mese? Mi va per il cazzo di lavoro, 17 giugno, non ci sono, lavoro che non mi conosce proprio. Lavoro al Manila io, se tu vuoi facciamo ora, se non è. A Manila lavori, a Cuccia Manila. Vero. Vero. La pina ci sono. Ma scusa, ci andiamo a ballare a sto punto e vaffanculo. Andiamo a Manila, ma è ovvio, io la lavoro, se no non ci vengo, va. Simple. Che non lavoro perché ti ho fatto il compleanno tuo. Che lei fa il compleanno a pizzettine, camurie. Ma andiamo, non c'è. Poi comunque non so cosa gli piace di Rossella. Ma a ballare non gli piace andare a ballare, quindi. Chi è Rossella? La nostra amica. Cioè. È loco. Lo sai come si chiama? Vabbè, pensavo un'altra cosa. Pensavo che avevi sbagliato il nome. Ti sbagli i nomi, io sono a te. Ti sbagli i nomi. Oh, Federico di merda. Che chiama Fede sempre sto bastardo. Stavolta l'ho fatta apposta anche se non mi dico. Allora, oggi giornata molto produttiva. Lo studio è pieno, ognuno fa qualcosa per il film. Vi mostro. Questo sono io. Così a pranzo mangiamo più appetito. Ma no, ma la prego, guardi, davvero non c'è bisogno. Silenzio, ora vengo e porto qualcosa. Protagonista con Melo. Me l'ho sempre seduto che studia fotografia. Questa ce l'aveva pure mio amico, pure mio amico coreano, l'ha comprato in Giappone. Cioè metto con dietro le mie fotografie e non mi taggano proprio. Come se l'ha visto. L'hai fatto Bush. Fatti pille su. Ma non ce le fanno in evidenza, guarda che sono quelle che. Queste si sciarriano. Io lavoro. La pensa più come la pensano qui in paese. E se sembra questo l'orario di arrivare, ah? Ah, il barone della minchia arriva. Fare così sono, perché l'esame non mi va bene. Così non so.